Eccoci qua, bentornati in diretta sulle fonti TV, ultima mezz'ora della seduta europea. Come possiamo vedere, i listini si stanno dirigendo verso una chiusura sotto la parità, almeno per la giornata. Il DAX di Francoforte cede l'1,25%, il CAC di Parigi mezzo punto percentuale, il FTSE MIB meno 0,7%. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio i diversi comparti in Italia. Tra l'altro l'Unicredit in particolar modo ha dato il via libera per la ricerca ufficiale del successore di Jean-Pierre Mussier, l'attuale amministratore delegato, che il nuovo amministratore delegato dovrebbe essere annunciato a inizio gennaio 2021. Cede quasi mezzo punto percentuale Unicredit, intesa anche meno 0,91% sotto la parità. BPER Banca male, cede 2,5%. Insomma, stiamo vedendo un comparto bancario piuttosto rosso in chiusura. Male anche Telecom, è stato downgradato, tra l'altro in questo momento cede più del 3%, insieme ad un comparto energetico con Tenaris, Saipem ed Eni ben sotto la parità. STM anche perde lo 0,34%. C'è un punto verde però che vi vorrei segnalare, ed è Moncler che guadagna 2,5%. Invece, per quanto riguarda il comparto automobilistico, abbiamo l'FCA sotto la parità e Ferrari, nonostante l'annuncio che abbiamo visto in giornata, ovvero Luis Camilleri lascia tutti gli incarichi per motivi personali dopo aver contratto e superato, tra l'altro, il coronavirus. Lascia sia la presidenza, la carica di AD di Ferrari, ma anche la presidenza di Philip Morris, insomma tutte le attività in cui era coinvolto, per quanto concerne ovviamente la famiglia Elkann. In questo momento, intanto ricordo ai nostri telespettatori che John Elkann ha assunto le deleghe ad interim almeno fino a che non si trova un nuovo amministratore delegato per la società, però non ha risentito tanto il titolo a livello di seduta oggi. In questo momento è poco sotto la parità. Atlanti invece guadagna più di un mezzo punto percentuale, Nexi, un altro titolo che ha fatto tanto rumore negli ultimi giorni, guadagna 1,5%, Enel invece cede l'1,12%. Andiamo velocemente su Wall Street, anche lì rimangono tanti nodi da sciogliere, a partire ovviamente dallo stallo nel congresso americano tra repubblicani e democratici per quanto riguarda il nuovo pacchetto di stimoli fiscali che doveva essere lanciato, tra l'altro, proprio questa settimana. Invece non è successo così, anzi c'è un forte disaccordo nuovamente tra il leader della maggioranza dei senatori Mitch McConnell e Nancy Pelosi, e la proposta di Steven Mnuchin da 914 miliardi di dollari non gli è andata bene. Intanto l'S&P 500 cede lo 0,42, Dow sotto quota 30.000 punti, il Nasdaq meno 0,46% sotto pressione. Come possiamo vedere, il comparto tech in primis con Facebook che cede più di un punto percentuale, Apple anche 1,5%, Amazon soltanto pochissimo sotto la parità, e i semiconduttori in forte calo più dell'1%, quasi 1,5%, insieme al comparto bancario che cede lo 0,65%. Male anche il comparto petrolifero che è al ribasso quasi del 2%, nonostante il forte rialzo. Se guardiamo il prezzo del petrolio, siamo per quanto concerne il WTI a 46 dollari per barile, cede mezzo punto percentuale. Però attenzione, perché il Brent è tornato ai livelli pre-pandemici, ovvero il 50 dollari per barile, cede lo 0,58, però insomma c'è stato un recupero molto molto importante, soprattutto dopo l'annuncio dell'OPEC di settimana scorsa. L'oro invece rimane a quota 1845 dollari all'oncia, guadagna oggi mezzo punto percentuale. Ciò che ha fatto più notizie, paradossalmente, il mercato obbligazionario. Per quanto concerne l'Europa, ieri si è pronunciata la Banca Centrale Europea molto, come dire, molto generosa per quanto concerne gli acquisti dei bond governativi. Ecco, come possiamo vedere, la reazione del mercato è stata significativa, se non degli equities al mercato obbligazionario, perché il decennale italiano è vicino ai minimi storici. In questo momento rende lo 0,5%, lo spread tra il BTP e Bund in leggero rialzo a 119 punti base. Vi segnalo anche il decennale
americano che si trova in area tra 800 e 900 punti base, in questo momento cede poco più del 2%. Per commentare, ecco, questa chiusura non solo della seduta ma della settimana, siamo in compagnia di Emanuele Rigu di New Traders Lab. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Emanuele. Buongiorno Alessandro, buongiorno ai telespettatori. Allora, vorrei partire ovviamente con la seduta europea che è stata molto mista questa settimana. Intanto, come descriveresti la seduta di oggi e qual è stata la parte migliore secondo te? Ma l'hai detto in maniera perfetta, secondo me, mista, nel senso che i mercati sono tutto sommato, allora, diciamo, hanno preso un po' di divergenza tra quello che sta succedendo negli Stati Uniti e quello che sta succedendo in Europa, soprattutto con un'Europa che è laterale, fortemente laterale rispetto ai livelli toccati ancora quest'estate, tranne ovviamente la parentesi, quella di discesa della fine di ottobre e inizio novembre, mentre i mercati americani hanno continuato a salire. Secondo me, da questo punto di vista, cioè in termini di divergenza che c'è tra i mercati europei hanno ancora qualcosina da esprimere, mentre quelli americani, tutto sommato, sono arrivati un po' con l'acqua alla gola a questi momenti, anche perché, come ricordavi molto bene, i movimenti di queste ore, di questi ultimi giorni, sono chiaramente innescati dalla situazione sull'approvazione del piano di stimoli fiscali da parte del Congresso americano, che è ancora una volta, oggetto di contesa politica. I democratici, arrivati a questo punto, non hanno assolutamente intenzione di lasciare la presa e lasciare alcunché all'attuale amministrazione uscente, per cui è molto difficile che si trovi un accordo almeno prima del runoff delle elezioni in Georgia, che dovranno andare a determinare obbligatoriamente quale sarà la composizione del prossimo Senato. Infatti, però, invece, se non si trova un accordo negli Stati Uniti, abbiamo visto un accordo molto importante dei leader europei dopo 2 giorni di Consiglio europeo. È stato ciò che sicuramente ha sorpreso è stato l'accordo sul clima, che tra l'altro è molto molto ambizioso. Alla fine di un'incredibile notte di negoziato, i capi di Stato di governo si sono messi d'accordo sulla riduzione delle emissioni nocive di almeno il 55%, quindi un altro traguardo almeno per le negoziazioni europee. Quindi, come mai non abbiamo visto nessuna reazione dei mercati? Io lo chiedo perché effettivamente il recovery è fondamentale per l'Europa e quindi senza un'economia in recupero i mercati non potranno andare in rialzo a lungo termine. Allora, su quest'ultima affermazione non lo so, perché abbiamo visto i mercati andare a rialzo in maniera esagerata, forse, anche senza la presenza di una crescita. Tuttavia, dici secondo me una cosa molto interessante sul Recovery Fund. Sì, la dotazione è molto importante, ma c'è un elemento, secondo me, che lo differenzia rispetto al pacchetto americano, e che quindi non sta creando questo movimento rialzista come invece succede quando ci si avvicina o ci si allontana dall'approvazione del pacchetto di stimoli del Congresso. Ovvero che è molto improbabile, anche col veto di Ungheria e Polonia, che si sarebbe arrivati a una situazione in cui il Recovery Fund non sarebbe stato introdotto. A costo di arrivare proprio anche ad una separazione, a un doppio tier di paesi che fanno parte dell'approvazione del bilancio o meno, insomma, in un modo o nell'altro sarebbero arrivati questi soldi e il mercato lo sa e lo scontava già nei movimenti. Per cui, da questo punto di vista, era molto difficile che ci sarebbe stata una situazione di instabilità sul Recovery Fund europeo. E infatti il mercato chiaramente non sta apprezzando né a rialzo né a ribasso le sorprese o comunque questi annunci che erano ampiamente scontati. Guarda, sono d'accordo con te che forse con l'ultima affermazione non ci si può essere mai sicuri, però ricordo a tutti che per quanto riguarda il recovery,
L'Italia in particolar modo ne ha bisogno anche tanto perché secondo le stime ovviamente italiane ci sarà una spinta al PIL del 2,5%, quindi senza il recovery questa spinta non ci sarà e 2,5% è una percentuale molto importante soprattutto in questo momento delicato e però abbiamo visto ecco, una reazione del mercato obbligazionario che magari per tanti potrebbe essere stata anche esagerata. Tu, da quale parte stai? Ma secondo me abbiamo con la notizia stamattina dei tassi spagnoli a zero, siamo proprio entrati nella, diciamo, nella visualizzazione vera e propria degli effetti dell'ultima estensione del quantitative easing del PEP da parte della Banca Centrale Europea che è arrivato ieri. Oggi abbiamo cominciato a vedere questi movimenti e tendenzialmente siamo tornati ad allinearci, insomma, rispetto a quelli che erano magari anche le attese di mercato. Gli yield dei decennali sono diminuiti e stanno diminuendo un po' dappertutto. Manca chiaramente l'Italia che ha problemi diversi, ma tendenzialmente stiamo andando in questa direzione e si sta appiattendo la curva. Per cui, da questo punto di vista, diciamo, sta funzionando quantomeno l'azione della Banca Centrale Europea. Una cosa, secondo me, che va ricordata e di cui ancora non si parla in maniera sufficiente è il piano di, diciamo, l'associazione della politica fiscale alla politica monetaria. Powell aveva già cominciato ancora prima dell'estate, anzi nel mese di luglio, se non ricordo male, a sottolineare l'esigenza di associare una politica fiscale alla politica monetaria, perché la banca centrale, dopo tutto, può fare fino a un certo punto e la capacità di trasmettere ulteriormente la massa monetaria, quindi la possibilità di avere un impatto positivo sull'economia è limitata se non c'è, diciamo, il supporto anche dalla parte della politica fiscale. In Europa forse se ne parla troppo poco e questa è una cosa che secondo me andrebbe fatta di più oltre al discorso del recovery funding, senso stretto. Anche Christine Lagarde ieri ha ribadito che è veramente importante che la politica, che i stimoli della politica monetaria vanno mano a mano con i stimoli fiscali, però appunto senza un accordo in primis tra i governi nazionali è difficile che questo accada a livello europeo. Mette in rischio in qualche modo il recupero dell'Eurozona? Ma sicuramente questo è un elemento di, diciamo, di rischio, ma di svantaggio dell'Europa, della zona euro, dell'Unione Europea nei confronti, per esempio, della controparte americana. Qua abbiamo una, diciamo, un'unione di stati, là hanno una federazione di stati, una confederazione di stati, su cui il governo centrale decide. Qua sappiamo che abbiamo 27 governi diversi che fanno un po' quello che vogliono e molto spesso sono litigiosi. Mi sa che Emanuele ti abbiamo Più che un perso. Emanuele ti abbiamo perso un istante. Non abbiamo sentito del ecco le sistema giuridico tue e della e ah, ultime. Non abbiamo sentito le tue ultime parole. dicevo, no, vabbè, riepilogo brevissimamente. Sono due sistemi diversi. Negli Stati Uniti la politica fiscale è decisa, può essere decisa a livello centrale. In Europa abbiamo 27 paesi che fanno ognuno spesso quello che vuole. Per cui, da questo punto di vista, più di una questione di rischio, che sicuramente lo è proprio una differenza di strutture di sistema, a cui ovviamente a un certo punto bisognerà trovare un modo per mettere quantomeno una pezza, e su questo punto si sta già lavorando sul fronte dell'unione bancaria per poi arrivare anche ad unione dal punto di vista fiscale, ma secondo me siamo ancora un po' lontani. Invece, tornando sui mercati, secondo te il divario tra l'equity europeo e quello americano potrebbe rinchiudersi un po' nel 2021? Lo trovo abbastanza difficile. Perché i tassi di crescita sono completamente diversi, nel senso che nonostante diciamo, i mercati europei siano rimbalzati, siano ritornati sui livelli, adesso sto guardando per esempio il DAX, siamo tornati poco sotto i livelli di
gennaio 2020, prima del grande crollo che poi ha portato, che ha rappresentato la fase acuta della crisi, la prima ondata, siamo ritornati soltanto intorno a quei livelli lì. I mercati americani sono saliti molto di più e questo è giustificato anche dal fatto che i tassi di crescita degli Stati Uniti sono completamente diversi rispetto a quelli italiani. L'anno scorso gli Stati Uniti crescevano a ritmo del 3%, noi, soprattutto i grandi paesi europei, Germania, Francia, Italia, Spagna, avevamo dei tassi di crescita che erano molto molto più bassi. Assolutamente sì, tornando negli Stati Uniti, che cosa vorresti vedere, che cosa vorresti sentire appunto da Powell settimana prossima? Da Powell quello che vorrei sentirmi dire onestamente è quello che sta dicendo, cioè siamo ritornati a, diciamo, a una situazione in cui la banca centrale americana, la Federal Reserve, continua a dimostrarsi disponibile ad intervenire dal punto di vista del sostegno, ma marca il punto ed è molto chiara sulla necessità che ci sia un intervento da parte del congresso, quindi della politica, su una, diciamo, su un'associazione, sulla creazione di quella sinergia politica monetaria, politica fiscale, su cui non mi stancherò mai di ripeterlo. Anche Powell lo sta dicendo lui in maniera molto più competente di quanto possa fare io, ma che è fondamentale per poi avere, diciamo, un sostegno efficace e una ripresa poi durante il corso del 2021. Per il momento noto con un non poco rammarico che c'è un problema dal punto di vista politico, che molto probabilmente gli ultimi 4 anni di divisioni, ma anche prima, durante l'era Obama, hanno lasciato un solco profondo tra repubblicani e democratici, per cui sarà difficile sanarlo se non a botte di maggioranza, detto proprio in maniera molto brutale, e questo ci sarà soltanto con l'insediamento della nuova amministrazione. Ecco, invece stiamo vedendo, se possiamo chiamarlo, un pullback dei mercati americani. Non possiamo dire invece lo stesso per le new entries di Wall Street. Abbiamo visto 3 IPO questa settimana di Airbnb, DoorDash e C3, che è un'altra azienda che opera nel settore tecnologico, quindi tutti e 3 IPO veramente da record. In particolar modo Airbnb forse era quello più seguito, ha più che raddoppiato il prezzo per azione, anche lo stesso market cap sicuramente rispetto alle aspettative. Questo sarà il futuro degli investitori, cioè investire in queste unicorns che non hanno effettivamente dei ricavi e profitti importanti, ma sono, come dire, un po' l'unica soluzione sui mercati in questo momento. E secondo me tu l'hai detta in maniera perfetta, sono l'unica soluzione sul momento. Mi sembra una situazione in cui, con i rendimenti a zero, l'abbiamo visto anche questa mattina, i tassi spagnoli sono circa l'80% delle obbligazioni sul mercato che rendono meno dell'1%, non ci sono rendimenti, c'è una massa di liquidità enorme e, come hai ricordato tu, ovviamente bisogna andare a cercare il rendimento da qualche parte. L'unico segmento, l'unica asset class che per il momento sta performando è l'azionario, per cui chiaro che poi ci sono anche discorsi di valutazione, cioè Airbnb dopo la fase acuta del Covid, dove diciamo ha avuto uno stop improvviso, però era un'azienda che andava bene perché comunque è diventata veramente innovativa e disruptive proprio nel mercato delle vacanze, degli affitti a breve e anche a lungo termine, per cui sicuramente merita tutto il favore che ha ricevuto dagli operatori e dai player sul mercato. C'è da dire anche che una buona dose di spinta a rialzo gliela data il fatto che non c'è alternativa. Sì, assolutamente. Poi c'è da dire che sicuramente Airbnb ha fatto un ottimo progresso negli ultimi anni, però abbiamo visto un po' la stessa storia per quanto concerne l'IPO anche di DoorDash e C3, che magari non hanno un storico, ovvero una storia così importante come quella di Airbnb. Invece, ecco un'altra domanda che sicuramente
riguarda il comparto tecnologico, secondo te la rotazione del mercato è terminata a questo punto? Si torna ai tech e questo investimento esagerato, questi appunto unicorns sovrapprezzati, potrebbe portare verso una bolla del tech? Ma almeno non nei prossimi mesi, secondo me. Cioè, questi mercati rimarranno così, con alcune fasi di correzione e con una tendenza quantomeno al consolidamento dei massimi ancora per diverso tempo, proprio perché le banche centrali, i governi, l'ultima cosa che vogliono è quella di mettere in difficoltà i mercati azionari, dove tante persone hanno investito tanto. È ovvio che sembra quasi un bailout, cioè la garanzia di un salvataggio, però per il momento in questa fase storica molto difficilmente si scenderà. Perché non c'è interesse da parte di nessuno, le banche centrali non faranno venire meno la liquidità continuerà ad essere nel sistema, non ci saranno comunque rendimenti da nessun'altra parte, per cui tendenzialmente i mercati continueranno ad essere su questo trend, o comunque a mantenere la loro forza o continuare a salire, o comunque non smottamenti tellurici sull'azionario. Il secondo punto che secondo me è interessante toccare è il fatto che dal punto di vista delle rotazioni, diciamo, buona parte secondo me è già avvenuta. Adesso non ti so dire se è conclusa o se effettivamente ci sarà ancora movimento tra i vari segmenti del mercato, però buona parte, ne avevamo parlato anche settimana scorsa e forse anche la settimana prima, buona parte è stata completata, insomma. Quindi tendenzialmente c'è la possibilità che effettivamente ripartano alcuni settori che erano rimasti un attimino indietro rispetto ad altri. Intanto invece stiamo attendendo l'approvazione ufficiale della FDA del vaccino Pfizer. È scontata questa approvazione secondo te entro fine questa settimana? Penso proprio di sì, ne avevamo parlato anche la settimana scorsa, nel senso che diciamo, a parte alcune postille, appunti, gli organismi regolatori procederanno, salvo casi eclatanti, ad approvare i vaccini che sono stati presentati. Pfizer sicuramente verrà approvato, Sanofi Glaxo, ho letto che sono un attimino indietro rispetto al loro programma, al loro proprio programma, per cui qua dovremmo stare un attimino a vedere, però è molto probabile che anche lì il vaccino sarà presentato. Mentre secondo me è interessante AstraZeneca, perché ha avuto un po' di discesa sul titolo, legato al fatto che anche loro stanno avendo dei ritardi, ma quando sarà approvato, molto probabilmente rispetto al vaccino di Pfizer, che deve essere distribuito a meno 80 gradi, questo avendo una capacità di essere trasportato, distribuito con minori oneri a carico della rete di distribuzione, molto probabilmente farà recuperare molto bene rispetto agli altri che sono arrivati prima o che sono stati già approvati. Ecco, tu ti fidi dei vaccini? Io te lo chiedo anche perché, come ben sappiamo, in Gran Bretagna il processo della vaccinazione è già partito. Tra l'altro la Repubblica ci aveva fatto vedere un ragazzo italiano che vive a Londra ed è già vaccinato. Il ragazzo diceva ovviamente il più bello regalo di Natale. Tu sei fiducioso nei vaccini? Perché so bene anche da Twitter che è scoppiato, ecco, questo discorso sul vaccino e quanto ci si può fidare, perché ci sono dei movimenti no vax anche abbastanza importanti. Argomento complesso, mi fai una domanda. Allora, io sì, mi fido del vaccino, non so se lo farò, se sarò tra le prime persone a farlo, però sicuramente non credo che corrispondi all'età. Io adesso non lo so, però mi sembra da ciò che vedo che non sarai decisamente tra le prime persone. Guarda, te lo dico già da adesso. No, decisamente no, però ne avevamo parlato settimana scorsa, avevamo fatto un discorso interessante su quale sia la strategia vaccinale, quale sia l'obiettivo e quali saranno ovviamente le prime fasce di popolazione o segmenti di popolazione a riceverlo. Comunque, per darti una risposta, sì, credo che lo farò non appena sarà disponibile, non essendo tra i primissimi, magari qualcuno lo testerà prima di me. In realtà, diciamo che
anche dal punto di vista dei movimenti Novax, sono quelli pretestuosi o quelli che giustamente sono preoccupati rispetto a un farmaco che viene quasi imposto in maniera forzosa sulla popolazione. E posso capire perfettamente le recriminazioni e le preoccupazioni di diverse persone, però da un altro punto di vista ci sono aziende intere con bilanci miliardari che molto difficilmente mettono sul mercato diciamo, prodotti che non siano stati testati o che rischino di creare delle problematiche enormi dal punto di vista delle cause legali, eccetera. E poi c'è il secondo filtro. Come se non bastasse, degli organismi di vigilanza e delle società, e delle organizzazioni indipendenti che vanno a vigilare quello che è stato fatto dal punto di vista del vaccino. Per cui, se devo sintetizzare il ragionamento, sì, sono assolutamente tranquillo. Ecco, ultimissima domanda proprio in un flash perché dobbiamo andare, dobbiamo assolutamente chiudere. La Gran Bretagna avrà un vantaggio importante rispetto all'Europa, appunto grazie all'autorizzazione che è avvenuta in anticipo perché Lagarde ieri ha ribadito che l'immunità di gregge in Europa avverrà nel primo trimestre del 2021. Secondo te, sotto questo punto di vista, immunità di gregge avverrà in Gran Bretagna in anticipo? Ci sarà qualche vantaggio a livello anche economico? Allora, io voglio lanciare una provocazione. Con la Brexit che si avvicina e il rischio di un no deal, e quindi la possibilità che il vaccino prodotto dalla Pfizer, che è prodotto se non sbaglio in Belgio e in Olanda, potesse rischiare di non arrivare sulle coste del Regno Unito in tempo, si è velocizzata questa cosa. È una provocazione, però potrebbe spiegare anche diciamo, la velocizzazione della fase di rollout da parte del Regno Unito che si è garantito tutta una serie di scorte sufficienti. Anche perché hai ragione perfettamente tu a dire che per raggiungere una copertura vaccinale adeguata serviranno mesi se non trimestri interi, quindi l'orizzonte del marzo 2022, ho detto Sì, marzo correttamente? 2022, Ok. esatto. È assolutamente ragionevole, quindi il vantaggio di un mese da parte del Regno Unito cambia poco sull'orizzonte temporale dei 13, 14, 15 mesi che ci sono da qua a marzo 2022, per cui potrebbe essere spiegato dalla provocazione che ho fatto, ovvero il rischio che a cavallo della Brexit, poi sicuramente si troveranno accordi, potessero venir meno tutta una serie di scorte che invece il Regno Unito si è assicurato. Saltando una fase, insomma, rispetto all'approvazione standard. Grazie mille ad Emanuele Rigo, New Traders Grazie Lab, e buon weekend. a te. Buon weekend anche a te. Allora andiamo a vedere velocemente come si stanno impostando i listini. Mancano 2 minuti alla chiusura della seduta. Il DAX cede l'1,33%, Cacaran anche chiude sotto la parità questa ultima seduta e il FTSE MIB meno 0,91%. Invece per quanto riguarda Wall Street siamo sottotono anche a Wall Street, l'S&P 500 meno 0,6%, Dow cede 70 punti, il Nasdaq mezzo punto percentuale sotto la parità. Questa era l'ultima diretta per quanto ci riguarda questa settimana. Ci rivedremo in diretta lunedì esattamente alle 9. Grazie per averci seguiti e buon weekend.